Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Tirandasya, Yananjana Shalakaya, Chakshurum Miritam Yenatasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Guravani Pracharine Nirvishesha Shamnavadi Pastata Dejatarine Jayoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa di Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna devoti Piero Vittoria Luigi Alessandro Claudia Maria Teresa Matteo Caterina Valentina Hare Krishna devoti. Dunque, oggi leggiamo una lezione di Srila Prabhupada tenuta presso l'Università della Florida, sulla Bhagavad Gita, capitolo 7, la conoscenza dell'assoluto, verso numero 1. Quindi siamo a Gainesville.
Dunque, il Signore Krishna, la suprema tra le personalità di Dio, parla a riguardo della forma più elevata di yoga. Nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, egli ha spiegato il sistema generale dello Hatha Yoga. Per favore, ricordatevi che noi stiamo predicando questo movimento per la coscienza di Krishna sulla base dell'autorità della Bhagavad Gita. Non è qualcosa di inventato. Poi si sente un cane che abbaia. E cos'è un cane? Di chi è il cane? Magari potrebbe essere portato via se c'è un cane di qualcuno qui. Comunque, questo sistema di Bhakti Yoga è autorizzato e se volete conoscere Dio, allora dovete adottare questo sistema del Bhakti Yoga. Perché nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, le conclusioni sono che lo yogi più elevato è colui che pensa sempre a Krishna dentro di sé. Yoginam api sarvesham madgate nantaratmana shraddhavam bhajate yomam. Sameyukta tamomata. Quando Krishna raccomandava il sistema yoga, il sistema dell'Ashtanga yoga, Ashtanga significa otto fasi, ovvero diversi stadi di elevazione, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, samadhi, così dhyana, dharana. Quindi il primo passo del sistema yoga, come raccomandato da Krishna, l'autorità suprema, consiste nello scegliere un luogo molto appartato e sacro, molto isolato e sacro. La meditazione Ashtanga Yoga non può essere eseguita in una città alla moda, non è possibile. Bisogna prima di tutto scegliere un bel posto, un luogo sacro. In India, coloro che sono molto seri nel praticare lo yoga vanno sull'Himalaya, ad Haridwar, anche questo è lì sull'Himalaya, questo luogo Haridwar. È un luogo molto isolato e rimangono lì in solitudine e limitano al massimo il mangiare e il dormire. E non c'è questione assolutamente di attività sessuale. Quindi quelle regole, quelle restrizioni, quelle norme sono molto rigorose e a meno che non le si rispetti, se semplicemente vi limitate a fare uno spettacolo di ginnastica non è in quello che consiste la perfezione dello yoga. Yoga significa Indriya Samyama, controllare i sensi. Se permettete ai vostri sensi di andare senza restrizioni e contemporaneamente fate mostra di una pratica yoga, questo non avrà mai successo, non avrà mai successo. Quindi dovete selezionare e individuare un bel posto, un luogo sacro, un posto adatto. Poi dovete sedervi ad angolo retto e dovete chiudere gli occhi a metà, non completamente, e fissare lo sguardo sulla punta del naso. E non potete modificare la vostra asana, la vostra postura. Ci sono così tante norme, restrizioni, che al momento attuale, in questo momento storico, non sono proprio possibili, inattuabili. Che dire oggi? Persino 5.000 anni fa, quando le circostanze del mondo erano diverse, una persona, quindi c'erano più facilitazioni in questo senso, una personalità come Arjuna, che parlava con Krishna, faccia a faccia, immaginate la sua posizione, Arjuna apparteneva alla famiglia reale, era un grande guerriero ed era un amico intimo di Krishna e viveva costantemente con lui. E Arjuna, dopo aver ascoltato a riguardo del processo dello yoga, Ashtanga Yoga, disse: mio caro Krishna, non è possibile per me. Lo ha detto apertamente, francamente lo ha ammesso. Per me queste norme, queste regole, queste pratiche, il controllo della mente, no, non sono possibili. Lo ha rifiutato categoricamente. Quindi dobbiamo pensare, no? 5.000 anni fa una personalità come Arjuna
espresse la capacità di la sua incapacità di praticare questo sistema Ashtanga Yoga. E che dire di noi? Pertanto la conclusione è che in quest'epoca in cui le persone vivono molto poco, almeno in India, la durata media della vita è di 35 anni, nel vostro paese potrebbe essere di più, ma in realtà, poiché vostro nonno è vissuto 100 anni, potrebbe non essere così anche per voi. Le cose stanno cambiando, soprattutto la durata della vita si riduce, la longevità. Ci sono predizioni negli Shastra. In quest'epoca, la durata della vita, anche la misericordia, la sostanza cerebrale, tutto si riduce in tanti modi, non c'è più potenza. Quindi la durata dell'età, la longevità è molto breve. Siamo sempre turbati, praticamente non abbiamo alcuna conoscenza della scienza dello spirito. Per esempio, in questa università, e non solo in questa, ci sono centinaia, migliaia di università in tutto il mondo, ma non c'è nemmeno un dipartimento preposto all'insegnamento della scienza dell'anima. In realtà siamo tutte anime spirituali. Nella Bhagavad Gita apprendiamo Dehino smigyata de komaram yovanam jara tata de antara praptir dhirastatra namuyati 2.13. Stiamo trasmigrando da un corpo all'altro, ad un altro, esattamente come succede adesso nella nostra vita presente. Proprio come tutti noi qui presenti, avevamo un corpo, un piccolo corpo da bimbi. E dov'è quel corpo? Non c'è più. Ora io ho un corpo da vecchio, ricordo che ero un bambino piccolo, ricordo ancora che quando avevo circa 6 mesi ero sdraiato sulle ginocchia di mia sorella maggiore e lui e lei lavorava a maglia e io ero sdraiato e giocavo, me lo ricordo. Quindi è possibile per tutti ricordare che avevo un corpo piccolo. Poi possiamo tutti quanti ricordare di aver avuto un corpo da ragazzi, quindi un corpo giovanile. Ora sono in questo corpo e allora dove sono finiti tutti quei corpi? Non ci sono più. Questo è un corpo diverso da quelli, un altro corpo, quindi non è un cambiamento di corpo. C'è lo stesso corpo che cambia, è un cambio di corpo. E questo è spiegato nella Bhagavad Gita, tathā dehantara praptir. Allo stesso modo, quando lascio questo corpo, dovrò accettarne un altro. È molto semplice da capire. Come ho cambiato tanti corpi in questa vita, non solo l'infanzia, la prima infanzia, la fanciullezza, la giovinezza. Secondo la scienza medica, cambiamo corpo ogni secondo, anche se in maniera impercettibile. Quindi questo processo, no, secondo cui l'anima invece permane, proprio come ricordo il corpo della mia infanzia, il corpo dell'infanzia. Io sono la stessa persona, l'anima, ma ho cambiato tanti corpi, se no chi è che si ricorda? Chi è che ha il ricordo, che possiede il ricordo? L'anima, io sono la persona, l'anima che vive dentro questo corpo. Mi ricordo di quando avevo cor i corpi precedenti. Allo stesso modo, quando alla fine cambierò questo corpo, dovrò accettare un altro corpo. Questa semplice formula è affermata nella Bhagavad Gita. Tutti possono rifletterci su. E ci deve essere anche qualche ricerca scientifica. Recentemente ho ricevuto una lettera da un medico di Toronto. Lui suggeriva che c'è un corpo, beh, voglio dire che c'è un'anima. Ho avuto una corrispondenza, c'è stata una corrispondenza epistolare con lui. Ed è vero, è un dato di fatto, l'anima c'è e ce ne sono tantissime di prove, non solo nella letteratura vedica, anche nelle prove determinate dall'esperienza ordinaria. C'è l'anima e l'anima trasmigra da un corpo all'altro. È questo che sta succedendo. Ma purtroppo nelle università non esistono studi seri sull'argomento, né dipartimenti di conoscenza designati a questo scopo. E questa non è una cosa molto buona. In realtà, questa forma di vita umana è destinata alla ricerca proprio di questo argomento, Atthatto Brahma Jigyasa. Il Vedanta Sutra lo dice,
Questa forma di vita umana è destinata alla ricerca del Brahman, cioè dello spirito, della verità assoluta. Quindi il sistema yoga significa proprio questo, Brahma Jigyasa, ricercare il principio Brahman spirituale, il principio spirituale che si trova all'interno di questo corpo materiale, materia e spirito. Scusate, ho dato un calcio alla videocamera, alla webcam. Materia e spirito. Quindi quella ricerca, così come è raccomandato nella Bhagavad Gita da Krishna stesso, questa ricerca è raccomandata da Krishna nella Bhagavad Gita. E Arjuna disse: il sistema che mi stai raccomandando, il sistema dello Hatha Yoga, non è possibile per me. Ma Krishna gli rassicurò che Arjuna era. Lui, Arjuna, era il più grande di tutti gli yogi. Cioè, Krishna, intendo dire, lo tranquillizzò dicendogli: non preoccuparti, il fatto che tu non sia in grado di praticare il sistema dello Hatha Yoga non è un problema, perché tu non sei uno yogi, tu sei il migliore tra gli yogi. Sei il migliore yogi. Perché? E diede questa formula. Yoginam api sarvesham, 6.47, che è l'ultimo verso del sesto capitolo della Bhagavad Gita. Ci sono tra tutti, Krishna dice, tra tutti i diversi tipi di yogi, ci sono gli Hatha yogi, Gyana yogi, Dhyana yogi, Bhakti yogi, molti, Karma yogi, ci sono molti yogi, ma Krishna disse, fra tutti loro, l'unico yogi, quello yogi che pensa costantemente a me dentro di sé, Yoginam api sarvesham, Madgatena antaratmana, Madgata, Krishna dice Madgata, semplicemente che significa semplicemente concentrato su di me, Krishna, antaratmana, dentro il cuore, Sameyuktatamaha, quello è lo yogi di prima classe. Ora, chi riesce a pensare a Krishna sempre dentro di sé? Anche questo è molto facile da capire. Chi è che pensa sempre a qualcuno? Una persona che ama. Ama quel qualcuno e quindi naturalmente pensa sempre a quel qualcuno. Se ami qualcuno, puoi pensare a quella persona sempre dentro il tuo cuore, dentro di te, altrimenti non è possibile. Se ami qualcuno, e allora del tutto naturalmente penserai sempre a quella persona. E questo è descritto nella Brahma Samhita. Premanjana Charita Bhakti Vilocanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yat Shama Sundarama Chintya Guna Svarupa Govinda Madipurusham Tamaham Bhajami. Premanjana Charita Bhakti Vilocanena. Chi ha sviluppato l'amore per Dio, Krishna? Quando parlo di Krishna dovreste intendere Dio, eh? Premanjana Charita Bhakti Vilocanena, un altro nome di Krishna è Shama Sundara. E lui ha il colore scuro come una nuvola, ma molto bello. Quindi il suo nome è Shama Sundara. Quindi in questo verso della Brahma Samhita si dice che il Santa, cioè la persona santa, uguale all'italiano santa, che ha sviluppato amore per Shama Sundara, per Krishna, Premanjana Charita Bhakti Vilocanena, Santa Sadaiva, e Sadaiva significa sempre, costantemente. Santa Sadaiva Hridayeshu, Hridayeshu significa nel cuore. In realtà, quando si giunge alla fase detta Samadhi nel sistema yoga, si pensa alla forma di Vishnu del Signore nel cuore, senza alcuna interruzione. Questo si chiama Samadhi. Essere assorti nel pensiero di Vishnu dentro il cuore. Quindi Krishna, Shama Sundara, è il Vishnu originale. Ciò è affermato nella Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava, 10.8. Sarvasya significa che include Brahma, Vishnu, Maheshvara, tutti. Aham Sarvasya Prabhava. Quindi lui è il Vishnu originale. Secondo gli Shastra, la letteratura vedica, Krishna è il Vishnu originale. Allora, la sua prima espansione si chiama Baladeva.
Espansione Baladeva, Sankarshana, espansione Sankarshana, Narayana, dall'espansione Narayana Vishnu, Mahavishnu, Garbho Dakshay Vishnu, Kshiro Dakshay Vishnu. Queste sono dichiarazioni, affermazioni shastriche, quindi Krishna è il Vishnu originale, Shama Sundara. Questo è il sistema perfetto, Madgatena Antaratmana. Chiunque pensi a Krishna sempre dentro di sé è da considerarsi uno yogi di prima classe. Se desiderate la perfezione nel sistema yoga, non accontentatevi solo del praticare un corso di posture, asana, dovete andare oltre. In realtà la perfezione del sistema yoga consiste nel giungere al samadhi, ovvero il pensare sempre alla forma di Vishnu Krishna del Signore nel tuo cuore, nel vostro cuore, senza alcuna disturbo, senza alcuna interruzione. Un attimo, vi controllo a proposito di interruzione, controllo un attimo Facebook. Hare Krishna Ginevra, Kevala Bhakti, Paola, Valeria, Roberto, Monica. Hare Krishna, bentrovati Denis. Che Prabhupada che sta predicando all'Università della Florida, Gainesville. Abbiamo detto siamo nel 1971, 29 luglio 1971. Quindi in realtà questo sistema yoga è molto, molto difficile. Può essere possibile per qualche individuo solitario, così sparuto, o qualche individuo così, ma per la massa in generale delle persone non è proprio possibile. La massa in generale delle persone è raccomandato negli Shasta che per loro arernama, arernama, arernamaiva, kevalam, kaluna, stieva, nastieva, nastieva, gatira, gnata. Non ci sono alternative. Nastieva, nastieva, non c'è alternativa, nessun'altra alternativa, lo dice tre volte significa yoga, dhyana, archani. Avevo dimenticato questa cosa. Perché dice tre volte? Yoga, dhyana, archani, sistema dello yoga? Allora, il sistema dello yoga come raccomandato nel Satya Yuga, Kriteya Dhyayato Vishnum, cioè yoga, sempre in meditazione su Vishnu, questo era il metodo nel Satya Yuga, nella prima era. Krita Yuga o Satya Yuga sono sinonimi. Sempre in meditazione su Vishnu. Krita Yadhyayato Vishnu. Treta Yam Yajato Makai. Nel Treta Yuga, cioè nella seconda era, si compiono grandi sacrifici. Quello era il metodo yoga, Yagya. E nel Dvapara Yuga, la terza epoca, il culto del tempio, fastoso, opulento, no? Grandi ricchezze venivano offerte alle forme Archamurti, Vigraha, Avatara, no? Sull'altare, sugli altari. Quindi, calo, nastieva, 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 non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo. Tre volte lo dice perché? Perché non è possibile praticare la meditazione così come era intesa nel Satya Yuga, non è possibile praticare il sistema yoga chiamato Yagya, il compimento di grandi sacrifici, e non è possibile praticare in questa epoca di Kali ciò che invece si praticava nella precedente epoca, Dvapara Yuga, cioè Archani. L'Archana. Kalo Tad Hari Kirtana. Nel Kali Yuga, quest'era l'era attuale chiamata Kali Yuga. Kali Yuga significa l'era dei litigi e dei disaccordi. Nessuno è d'accordo con nessuno. Ognuno ha la sua teoria, ognuno ha la sua filosofia. Perciò è chiamato Kali Yuga. E se non sono d'accordo con te, dai, sfidami. Questo è chiamato Kali Yuga. Quindi questo è l'unico metodo raccomandato in questa epoca, Kalo Tad Hari Kirtanat. Semplicemente cantando il santo nome di Dio si può giungere alla perfetta autorealizzazione. Ciò che è stato ottenuto mediante il sistema yoga nel Satya Yuga, questo è interessante, questo è un punto interessante. Ciò che si poteva raggiungere
In Satya Yuga, la prima epoca, mediante il sistema Dhyana Yoga o Ashtanga Yoga, e che si poteva ottenere in Treta Yuga eseguendo grandi sacrifici, e che poteva essere raggiunto come conseguimento spirituale grazie al culto nel tempio, culti fastosi del tempio in Dvapara Yuga. Quello stesso conseguimento spirituale può essere ottenuto in questa epoca col metodo dell'Hari Kirtana. Hari significa Dio, la persona suprema. Kirtanat significa glorificare, glorificarlo. Questo è il metodo raccomandato negli Shastra. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, 5000, pardon, 500 anni fa, apparve Chaitanya Mahaprabhu in una città conosciuta come Navadvipa. Si trova a circa 60 miglia a nord di Calcutta. La gente ci va ancora, abbiamo un nostro tempio lì. Ed è anche un luogo sacro di pellegrinaggio. Così Chaitanya Mahaprabhu apparve lì e diede inizio a questo movimento del Sankirtana, un movimento del Sankirtan di massa, senza alcuna discriminazione, e predisse che questo movimento del Sankirtana si sarebbe diffuso in tutto il mondo e il mantra Hare Krishna sarebbe stato cantato in ogni villaggio e città sulla superficie del globo. Quindi, in ottemperanza all'ordine del Signore Chaitanya Mahaprabhu, seguendo le sue orme, stiamo cercando di introdurre questo movimento del Sankirtana, Hare Krishna, e sta riscuotendo grande successo ovunque. Predico soprattutto all'estero, sto viaggiando in tutta Europa, America, Giappone, Canada, Australia, Malaysia, ovunque ho introdotto questo movimento del Sankirtan e abbiamo diversi centri, circa 60 ad oggi, e sono stati accolti con grande gioia, con grande piacere. Vedete questi ragazzi e queste ragazze, non li ho mica importati dall'India, loro però hanno preso molto sul serio questo movimento. E perché lo prendono sul serio? Perché si rivolge direttamente all'anima. Abbiamo diverse concezioni della nostra vita. Abbiamo un concetto di vita corporeo, un concetto di vita mentale, un concetto di vita intellettuale e poi c'è un concetto di vita spirituale. Una concezione, no? Una concezione corporea, mentale, intellettuale, spirituale. In realtà ciò che ci interessa è la concezione spirituale della vita, Atato Brahmajigyasa. Se siete attratti dalla concezione corporea, grossolana della vita, allora non saremmo migliori di questi cani, gatti, Yasyatvabuddhi kuna petri, dato che se diciamo io sono questo corpo e lo diamo per vero, lo assodiamo, se io sono questo corpo, allora non siamo migliori dei cani e dei gatti, perché anche loro la pensano così. Quando invece noi comprendiamo, io non sono questo corpo, come Krishna voleva esprimere ad Arjuna, imprimere, voleva imprimere, concezione che Krishna intende imprimere in Arjuna fin dall'inizio del suo insegnamento della Bhagavad Gita, dice: prima di tutto, gli dice, cerca di capire cosa sei, perché tu ti stai lamentando sulla base di una concezione corporea della vita. Devi combattere, certamente devi combattere con i tuoi fratelli, cognati, nipoti, schierati nell'esercito opposto e ti lamenti. E ti lamenti, ma prima di tutto cerca di capire che sei, se sei un corpo oppure no. Questo è l'inizio della Bhagavad Gita. Cercò di fargli capire, guarda che tu non sei questo corpo. Quindi queste istruzioni non erano in realtà per Arjuna, ma per noi. Dobbiamo prima di tutto imparare, io non sono questo corpo, sono un'anima spirituale, Aham Brahmasmi. Questa è l'istruzione vedica. E non appena si giunge a questa comprensione, se siamo fermamente convinti di non essere questo corpo, allora quella ferma convinzione, inamovibile certezza, si chiama Brahma Bhuta, ovvero stadio di realizzazione del Brahman. E questa
Questa è conoscenza, vera conoscenza. Conoscenza, avanzamento della conoscenza per mangiare, dormire, accoppiarsi, cioè la conoscenza degli animali, non è conoscenza. Anche il cane sa come mangiare, come dormire, come accoppiarsi e come difendersi. Quindi, se la nostra cultura si basa solo su questi quattro punti, il cane mangia secondo la sua natura, ma anche noi mangiamo, anche se in un bel piatto, cibo ben cotto, su una bella tavola imbandita, ma il principio di base è lo stesso, mangiare. Non è definibile progresso il fatto di mangiare su un piatto migliore. In una posizione migliore rispetto a quella del cane, e allora sono avanzato. No, stai comunque sempre, pur sempre mangiando, tutto qui. Allo stesso modo il dormire. Potreste dormire in un appartamento molto bello, in un edificio di 6 piani o di 102 piani. Un cane invece dorme per strada, ma quando dorme, dorme, e quando tu dormi, dormi, non c'è differenza. Non puoi, non, mentre dormi, non sei cosciente del fatto di star dormendo in un grattacielo o per terra, perché stai sognando qualcos'altro magari in quel momento, un sogno che ti ha portato lontano dal tuo letto e hai dimenticato, oh, il mio corpo è disteso sul letto e ora vola in aria sognando, no? Dimentichi tutto. Quindi, se si migliora questo metodo del sonno, non è che questo miglioramento di queste condizioni, per esempio quella del sonno, del dormire, sia progresso. E così anche per quanto concerne il discorso dell'accoppiamento. Il cane non ha particolari abitudini sociali, vede un cane femmina e si accoppia per strada. Tu invece individui un posto molto appartato, sì, ho capito, ma sempre di accoppiamento si tratta. Le persone stanno imparando, in ultima analisi, ad accoppiarsi come i cani. Quindi, in questo modo, poi c'è anche il discorso del difendersi. Anche il cane ha il suo metodo di difesa, ha i denti, ha anche delle unghie, può difendersi. Tu potresti avere delle bombe atomiche, va bene, ma l'impostazione, l'assetto è sempre quello della difesa. Tutto qua. Pertanto, gli shastra dicono che la vita umana non è intesa solo per far ruotare la propria vita intorno a questi quattro principi, queste esigenze corporee, ahara, nidra, vaya, maituna, mangiare, dormire. Difendersi e accoppiarsi. C'è qualcos'altro, e quel qualcos'altro è Brahma Jighyasa, Atato Brahma Jighyasa. Un essere umano dovrebbe essere curioso, inquisitivo, dovrebbe desiderare di apprendere cos'è la verità assoluta, ma manca questa cultura, questo sistema di istruzione. Quindi, senza questa educazione o cultura del Brahma Jighyasa, Brahma Janani, Jana Titti Brahmana, secondo la civiltà vedica, un Brahmana è una persona erudita. Pandit, un Brahmana è chiamato Pandit perché Brahmana significa colui che conosce il Brahman, cioè lo spirito, la verità assoluta. Brahman Jana Titti Brahmana, perciò è chiamato Pandit. In India i Brahmana sono chiamati Pandit. Pandit significa che quella persona conosce il Brahman, e allora è un Brahmana, ma non per nascita. Brahma Janati, Brahman Jayate Janmana Jayate Shudra. Per nascita veramente siamo tutti Shudra, uomini di quarta classe. Janmana Jayate Shudra. Samskarad Bhavedivija, e quando si viene formati dal metodo di purificazione, allora si ha una seconda nascita. Esistono Dasha Vidha Samskara, 10 tipi di processi di purificazione, Samskara. Quando ci si sottopone a questi processi, e poi ci si sottomette, si avvicina a un maestro spirituale,
Il maestro spirituale gli dà il filo sacro come riconoscimento della sua seconda nascita, Dvija. Dvija significa seconda nascita. Perché seconda? Perché una nascita avviene, quella fisica avviene dal padre e dalla madre, no? Ma l'altra nascita avviene grazie al maestro spirituale e alla conoscenza vedica. Questa si chiama seconda nascita. Samskarad Bhaved Vidya. In quel momento viene offerta la possibilità di studiare e di comprendere i Veda. Veda Patad Bhaved Vipra. Studiando attentamente tutti i Veda si diventa Vipra. Poi, Vipra è un altro sinonimo di Brahmana. Poi, quando si realizza effettivamente cos'è il Brahman e si realizza la propria relazione con lui, col Brahman, e allora si diventa Brahmana. E al di sopra di quella situazione qui, di questa condizione, ovvero dalla comprensione del Brahman, dalla comprensione impersonale del Brahman, si giunge alla comprensione di Vishnu, Sri Vishnu, Dio, la persona suprema, si diventa Vaishnava. Questo è il processo perfetto. Krishna perciò dice nella Bhagavad Gita, Jamma karma cha me divyam yajanati tattvata. Chiunque mi conosce nella verità, chiunque mi conosca davvero, cosa gli succede? Tyaktva deham punarjanmanaiti, 4.9 della Bhagavad Gita. Quella persona che mi conosce davvero, dopo aver rinunciato, dopo che dovrà lasciare queste spoglie mortali, non tornerà più in questo mondo materiale per accettare, non dovrà più accettare quindi un altro corpo materiale. E allora cosa gli succede? Mam eti. Viene da me, torna a casa, si torna da Dio. Quindi questo movimento per la coscienza di Krishna sta insegnando direttamente alle persone come comprendere Krishna. Jamma karma cha me divyam yojanati tattvataha, in verità. Stiamo dando a Krishna la conoscenza basata su questa scrittura autorizzata, la Bhagavad Gita, i Veda. Veda significa conoscenza. Vedanta significa il fine ultimo della conoscenza. E qual è il fine della conoscenza? Krishna, Vedaischa Sarvaya, Ahameva Vedyo. Secondo tutti i Veda, la conclusione finale dovrebbe essere Krishna. Il traguardo, il conseguimento finale di tutta la conoscenza è Krishna. Brahmanam Janmanamante. Questa conclusione arriva dopo molte, molte nascite, Bahunam Janmanamante Gyanabham. Dopo aver coltivato la conoscenza per molte, molte nascite, quando effettivamente una persona diventa saggia, allora Bahunam Janmanamante Gyanabham Prapadyate si arrende a Krishna. E in che senso? Che significa arrendersi? Perché sa che Vasudeva Sarvamiti, che Vasudeva Krishna è tutto. Qualunque cosa vediamo è semplicemente una manifestazione dell'energia di Vasudeva. Bisogna essere convinti di questo fatto. E poi si diventa devoti. Così si diventa devoti. Prapanti a te. Krishna quindi consiglia di comprendere o non comprendere. Comunque, Sarva Dharmam Parityajama Mekam Sharanam Vraja, arrendetevi semplicemente a me. Krishna quindi consiglia che voi comprendiate o non comprendiate, abbandonatevi a Krishna, semplicemente arrendetevi a me, a Krishna. Che voi capiate o non capiate, abbandonatevi lo stesso. Interessantissima questa cosa. Cioè, lui sta parlando a dei ragazzi all'università, probabilmente anche di fronte a dei professori, a dei docenti. E il principio dell'università è quello: io debbo comprendere, no? Voglio conoscere. Quindi io ho sete di conoscenza, ma non mi bevo qualunque cosa, eh? Non me la daranno a bere qualunque cosa, io voglio prima conoscere, capire, ho sete di conoscenza. E Prabhupada cosa gli dice qui? A parte che gli parla subito di Krishna all'università. All'università, Srila Prabhupada va e parla direttamente di Krishna. E poi dice che voi capiate o non capiate, arrendetevi a Krishna.
Quindi è questo che Krishna sta insegnando nella Bhagavad Gita. E noi lo stiamo insegnando senza cambiare, senza creare qualcos'altro. Questo è il movimento della coscienza di Krishna ed è aperto a tutti. Il processo è molto semplice, abbiamo un nostro centro qui e se volete approfittare di questo movimento siete i benvenuti e sarete felici. Grazie mille. Hare Krishna. Ah, Krishna, che boccata d'aria. Ah, un attimo che controllo. Facebook. Giancarlo, Hare Krishna. Paola, Valeria. Hare Krishna. Emanuele. Vedete come predica Srila Prabhupada. Ovunque vada, affronta l'argomento sempre nello stesso modo. Perché? Perché lui ci insegna che al di là dell'aspetto esterno, della configurazione esterna, possiamo avere davanti studenti, premi Nobel, possiamo avere davanti operai, possiamo avere davanti yogi, possiamo avere davanti a noi giornalisti, scienziati, gente comune, operai, a qualunque classe o varna appartengano. Srila Prabhupada cosa ci sta insegnando qui? Che noi dobbiamo concentrarci sul fatto che loro sono anime, non sono l'aspetto esterno. E che non significa essere insensibili nei confronti delle loro aspettative, delle loro capacità, non significa essere insensibili, non mi importa niente, chi ho davanti, non mi importa chi ho davanti, io parlo, non è quello il senso è. Abbiamo di fronte anime che si sono smarrite da troppo tempo e continuano a cercare l'acqua della felicità nel deserto del materialismo, convinti di essere un prodotto di quel deserto. Ma sono anime. E Srila Prabhupada ci insegna il codice di relazione nei confronti delle anime condizionate. Srila Prabhupada ci insegna il codice di relazione, il codice, il codice da usare, le password d'accesso alla coscienza dell'anima condizionata, alla coscienza dell'anima condizionata. Possono esserci dei metodi che nell'immediato possono produrre dei risultati positivi in termini di ricettività, di comprensione, diciamo innovativi, dei metodi che nell'immediato possono riscuotere uno specifico successo, ma Srila Prabhupada non è soltanto il fondatore di questo movimento mondiale, di questa istituzione mondiale, non è soltanto il fondatore, lui è anche fondatore Acharya. Contemporaneamente lui fonda, stabilisce e acharya. Acharya significa che lui stabilisce col suo esempio i codici, il linguaggio, la metodologia, le enfasi, le priorità, il linguaggio, il codice. Lui lo stabilisce e ha già dimostrato che la sua metodologia operativa
funziona. Da solo, in 11 anni, ha fondato 108 templi. Da solo. Ma lui è un puro devoto. Sì, e lui ha creato un'istituzione per permettere a noi di tornare ad essere da Nityabaddha a Brahma Buddha, da anime condizionate. Noi possiamo, seguendo i suoi insegnamenti e le sue direttive, tornare ad essere puri devoti. Puri devoti, esattamente come lui. Sattva-vritté, Srila Rupa Goswami ce lo dice. Noi non dovremmo allontanarci da quelle che sono le nostre scritture di base, Upadeshamrita, Bhagavad Gita. Nell'Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami, predecessore di Srila Prabhupada e suo maestro, Srila Rupa Goswami ci dice: Sattva-vritté, noi dovremmo seguire le orme dei grandi acharya, seguire le loro orme. Srila Prabhupada è il nostro acharya di riferimento, come si dice. Intanto non dovremmo saltare la catena di comando e andare a ripescare insegnamenti di altri acharya precedenti, intanto, e certamente non dovremmo eludere gli insegnamenti degli acharya. Dovremmo semplicemente seguire le orme del nostro acharya di riferimento. E assimilare il suo linguaggio. Il suo linguaggio nel senso del suo codice di relazione con le anime condizionate e non cercare altri modi che potrebbero nell'immediato, torno a dire, riscuotere un certo successo e convincerci quindi che questi nuovi metodi possano essere veramente efficaci. Ma Srila Prabhupada ha già dimostrato che il suo metodo è assolutamente efficace, che i suoi libri sono i nostri libri di legge per i prossimi 10.000 anni, e in realtà è molto più semplice di quello che sembra. Molto più semplice di quello che sembra. Dovremmo semplicemente sforzarci di mettere da parte il protagonismo e condividere la coscienza di Krishna che lui ci ha portato, non qualcun altro, lui ci ha portato. Quindi è anche una forma di riconoscenza attenersi alle sue linee guida, alla coscienza di Krishna così come lui l'ha portata. E questa è una forma importantissima di amore, di riconoscenza nei suoi confronti. Senza aggiungere, lo diceva qui, senza aggiungere, senza fabbricare nuovi metodi, che ripeto, per l'ennesima volta, potrebbero nell'immediato riscuotere dei successi, dei risultati positivi, ma alla lunga, forse sì, forse no. Il suo invece sì. Il suo assolutamente sì, lo ha già dimostrato. Ecco, queste lezioni io ero certo, non l'ho letta prima, ero certo che lui avrebbe utilizzato il linguaggio che usa ovunque, in qualunque contesto, perché le anime condizionate sono sempre, versano comunque sempre tutte quante nella stessa bruttissima condizione, tutte quante, e tutte quante hanno bisogno soltanto di Krishna. Di Krishna così com'è. Poi cos'è che dice? Ciò che Krishna ha insegnato nella Bhagavad Gita, noi lo stiamo insegnando senza idee diverse o fabbricate, qualcosa di fabbricato, di nuovo. Questo è il nostro movimento per la coscienza di Krishna ed è aperto a tutti. Il metodo è molto semplice, abbiamo un nostro centro qui. Se volete approfittare di questo movimento siete i benvenuti e sarete felici.
Grazie mille, Hare Krishna. Dice così Srila Prabhupada. Quindi forza e coraggio. Ovviamente sempre preparati e sensibili. Dobbiamo essere preparati e sensibili. Preparati, certo, perché altrimenti siamo teste vuote. Di che andiamo a parlare alle persone? Di sentimenti, di nostre idee, di umori, di che cosa? Di romanticismi. Dobbiamo essere preparati, non dobbiamo essere teste vuote. E dobbiamo essere anche sensibili, ovvero non dobbiamo avere il cuore duro, dobbiamo essere sensibili. Quindi non strumentalizzare questa franchezza di Srila Prabhupada, subordinandola alla nostra eventuale frustrazione o voglia di emergere, voglia di dominare, vincere sugli altri. Lo ha detto proprio in questa lezione. L'atteggiamento di chi vuole vincere su qualcun altro è tipico del Kali Yuga, proprio tipico del Kali Yuga. Adesso ti distruggo filosoficamente, adesso ti metto al tappeto, e lo vedranno tutti che ti ho messo prima alle corde, poi all'angolo e poi al tappeto e che non ti rialzerai più. Ti distruggo, ti spiezzo in due. Non è quello che Srila Prabhupada fa. Siete tutti benvenuti e sarete felici. Che voi comprendiate o non comprendiate, abbandonatevi a Krishna. Cioè, l'ha detto all'università della Florida, a Gainesville. Quindi dovremmo essere preparati e contemporaneamente sensibili, simultaneamente sensibili. Non basta la sensibilità e non basta la preparazione. Ci vogliono tutte e due. Preparazione e sensibilità, empatia, il che non significa scendere a compromessi. Significa non essere cinici, non essere crudeli, non essere freddi, aridi, calcolatori, no? Impersonali, no, no. Dobbiamo andare in mezzo alla gente, parlare di Krishna, ben preparati, ma anche sensibili nei loro confronti. Ecco, questo è così, esattamente come Srila Prabhupada fa. Ma io non sono Srila Prabhupada, ma infatti non c'è stato, no, no, non dobbiamo imitare, noi dobbiamo seguire Srila Prabhupada. E se intanto lo seguiamo nella nostra vita spirituale, ovvero mettiamo in pratica ciò che lui ci ha detto di fare e quindi a favore della nostra crescita personale, intanto quello, e questo ci purifica e ci rende strumenti nelle sue mani sempre più docili, sempre più collaborativi, sempre più cooperativi. Prima docili, poi collaborativi e poi cooperativi, cum operam, partecipare alla sua opera. Non dobbiamo imitarlo, dobbiamo seguirlo, intanto, ripeto, mettendo in pratica ciò che lui ci ha insegnato per una nostra crescita personale e poi quando andiamo dagli altri dobbiamo seguire le sue orme, che non significa imitare, ma seguire, se no chi dobbiamo seguire? Se non dobbiamo seguire lui, ma mica possiamo fare. Ma Srila Prabhupada è Srila Prabhupada, noi, ho capito, e quindi noi chi dovremmo seguire se non lui? E che non dobbiamo imitarlo, dobbiamo seguirlo. Tutto viene naturale. Se noi sviluppiamo devozione, la devozione, se si sviluppa la devozione, naturalmente poi noi saremo quegli strumenti preparati e sensibili e possiamo davvero rendere il mondo un posto migliore per i tanti già presenti e che verranno dopo di noi e che saranno quel Atato Brahma Jikyasa, no? Saranno quelle persone che sono quelle persone curiose, che vogliono saperne di più. Bene, agendo noi oggi come strumenti preparati e sensibili,
loro avranno ulteriori facilitazioni oggi e in futuro, sempre di più, sempre di più. Quello è il nostro servizio devozionale, non inventare nuovi modi. Non inventare nuovi modi. Non inventare nuovi modi. Hare Krishna. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Vediamo un giorno la pagina, vediamo cosa succede. È bella questa lezione, sì, guarda. Questa lezione ce la provate, wow, è proprio wow. È wow. Grazie Bhakti Nivisa, sì. Allora Bhakti Nivisa, aspettiamo, attendiamo anche il canto per domani sera. Non vediamo l'ora. Hare Krishna. E anche delle poi analisi che Madha Jagarshini Radhika farà sul canto che tu individuerai e che intonerai come al solito in maniera impeccabile e molto ispirata. Hare Krishna, vi saluto tutti quanti. Maharani Tulsi Devi, Palguna Purnima Prabhu, Bhakti Nelisa, Bhakti Emanuele, Bhakti in Ginevra, Bhakti in Paola, Bhakti in Valeria, Kevala Bhakti, Bhakta Dennis, Bhakta Alessandro, c'è anche Bhakta Matteo, Bhakti in Caterina, Bhakti in Valentina, Bhakta Luigi dalla sua Carlinga, dal suo abitacolo, on the road, Bhakta Piero, Bhakti in Vittoria e ci vediamo questa sera, 18:30, 18:45, cerco di fare per le 18:30. Ce la metto tutta, comunque vi avviso. E Bhakta Luigi, stavi per dire qualcosa? Nulla, gra, nulla. Ok, mi era sembrata la ruga sull'occhio destro tipico di quando stai per dire qualcosa. Invece no, ho visto male. Ho visto male. Piero, Vittoria, volevate dire qualcosa? Certo, Ragazzi, un minuto dopo che è finito, devo dire una cosa. allora chiudiamo tutto e poi rimaniamo online su Zoom. Va benissimo, devoti. Grazie allora. Hare Krishna, tutte le glorie a Srila Prabhupada, Ciao. Granta Raja Srimad Bhagavad Gita, così com'è, Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna, devoti. Hare Krishna, ci vediamo questa sera. Presto. Grazie. A più tardi.